Flora, divinità dei fiori e della primavera, rapita e poi sposata dal vento Zefiro. Parte di qui l'ispirazione del musical Flowers, Flora, il potere dei fiori, in scena mercoledì 3 maggio al Teatro Odeon di Bologna. È l'anteprima della Kermesse Giardini e Terrazzi ai Giardini Margherita dal 12 al 14 maggio, promossa dal club Inner Wheel Italia Valsamoggia Terre d'Acqua e la Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Sul palco giovanissimi tra i 12 e i 16 anni per sensibilizzare sul tema del cyberbullismo. Ci abbiamo messo un bel po', però alla fine abbiamo messo insieme un bellissimo gruppo con diverse età, qui fasce di età, e questo è meraviglioso, è quello che mi piace di più, perché i più piccoli si fanno proteggere dai più grandi lo fanno, poi c'è un gioco e quindi per me il testo è l'iniziativa, il progetto è molto importante. Spesso pensiamo che i giovani, i ragazzi abbiano delle brutte abitudini, fanno delle brutte cose. Sì, è vero, qualcuno lo fa, ma tanti no. Tanti vengono al teatro e il teatro serve per aprire questi canali che spesso ai ragazzi vengono chiusi attraverso appunto questo contatto con il virtuale. Quando abbiamo saputo di questa iniziativa abbiamo aderito immediatamente. È un'iniziativa per noi realmente molto importante, non perché Giardini e Terrazze, che è anche un nostro fiore all'occhiello come commercio, ma lo è importante in modo particolare per il tema. Il cyberbullismo è diventato una piaga nella nostra realtà che purtroppo, aggravata dalla pandemia che abbiamo avuto in questo periodo, ha realmente creato dei disagi, dei problemi alle famiglie e a questi ragazzi che purtroppo, non avendo socializzazione, non essere socializzati, sono buttati sul computer, su questi cose informatici e hanno creato realmente dei veri problemi. E dobbiamo fare molta attenzione noi, in modo particolare i genitori di questi bambini, dobbiamo fare molta attenzione tutti quanti. Questo piccolo musical vuole parlare delle vicende di tre coppie di ragazzini che si incontrano ai Giardini Margherita in occasione di Giardini e Terrazzi. E lì appunto avranno da un lato l'occasione di rivivere assieme il mito di Flora e di Zefiro, quindi pienamente in atmosfera primaverile, ma dall'altro appunto la loro gioia, la loro amicizia sarà rovinata dalla pubblicazione di foto sui social e dei conseguenti commenti negativi che seguiranno. Il testo è molto semplice, adatto appunto a dei ragazzi molto giovani. La speranza è quella comunque di riuscire a dare ai nostri giovani spettatori, ma anche a quelli più adulti, insomma dai 10 ai 90 anni, qualche strumento molto umilmente, molto semplice, per contrastare un fenomeno molto triste come quello appunto del cyberbullismo e dell'abuso dei social in generale.